Sesso tra le trincee. Un sguardo intimo sulla Prima Guerra Mondiale. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Non solo in tempi contemporanei, ma anche durante le due guerre mondiali del secolo scorso, gli stupri costituirono una componente della strategia offensiva degli eserciti, divenendo una vera e propria arma per colpire la popolazione civile. Sebbene la violenza sulle donne sia stata a lungo sottovalutata, rappresentò uno dei tributi più elevati che le popolazioni dovettero pagare durante le occupazioni militari avvenute durante la Prima Guerra Mondiale. I territori del Veneto e del Friuli non furono un'eccezione, essendo stati invasi dagli austriaci dopo la disfatta di Caporetto. Ciò si aggravò ulteriormente a causa della congiura del silenzio praticata da familiari e comunità, impedendo a molte vittime di superare il trauma subito. A confermare ciò, dopo la fine della guerra in Italia, si istituì una prima commissione d'inchiesta organizzata dall'Ufficio Tecnico di Propaganda Nazionale. Questa commissione, in poco più di una settimana, concluse i propri lavori dando alle stampe Il martirio delle terre invase, nel quale vennero evidenziate le aggressioni sessuali subite dalle donne italiane. La documentazione più significativa, tuttavia, venne raccolta successivamente dalla Reale Commissione d'Inchiesta, i cui risultati furono pubblicati tra il 1920 e il 1921 in 7 volumi intitolati Relazioni della Reale Commissione d'Inchiesta sulle violazioni dei diritti delle genti commesse dal nemico. Inizialmente, i lavori di questa commissione avevano lo scopo di sostenere la richiesta di danni presentata dall'Italia alla conferenza di pace. Solo successivamente, pur mantenendo una posizione subordinata rispetto all'eroismo maschile e al sacrificio di vite in guerra, il tema dello stupro assunse rilevanza simbolica, rappresentando il corpo delle donne violate come un simbolo del corpo della nazione, sconfitta ed umiliata. Gli allegati di questi volumi includevano anche i risultati di un questionario inviato ai comuni il 27 novembre 1918, nel quale si chiedeva di indagare se la soldatesca nemica avesse commesso violenze, tra cui omicidi e ferimenti di cittadini inermi, nonché stupri di ragazze e donne sposate, specificando fatti e responsabilità. La reticenza delle donne a parlare di tali esperienze traumatiche, unita alla volontà delle comunità locali di evitare attenzioni indesiderate su eventi di tale natura, rendeva meno affidabile il quadro complessivo. Pur consapevoli che tali episodi fossero stati più numerosi di quanto dichiarato, sindaci e medici furono costretti ad accettare che molte donne avevano taciuto a causa di un innato senso del pudore di fronte agli oltraggi subiti. La maggior parte degli atti violenti fu documentata nella fase iniziale dell'invasione, soprattutto nella prima metà di novembre 1917, quando le forze nemiche erano ancora impegnate nell'azione di sfondamento delle linee italiane e nel riposizionamento dopo l'arresto al Piave. Le popolazioni rurali furono le principali vittime, poiché le donne nei casolari isolati, per disposizioni militari, non potevano chiudere le porte. Secondo le testimonianze, i militari tedeschi e ungheresi furono i principali autori delle più gravi violenze sessuali, seguiti da bosniaci e croati, che si resero responsabili anche di omicidi e torture. Solo con il passaggio del controllo sulle zone occupate dal comando militare tedesco a quello austro-ungarico, le violenze diminuirono significativamente. Sebbene ci fossero inviti ai comandanti di intervenire con maggiore severità contro i soldati colpevoli di tali crimini, l'impatto fu limitato poiché gli stupri, sebbene con minore frequenza, continuarono a verificarsi. Esisteva una sorta di impunità per questi crimini, considerati reati minori dalle autorità d'occupazione nel contesto generale della guerra che infiammava il mondo in quel periodo. Numerose donne, avvertite in anticipo del passaggio delle truppe,
cercarono rifugio in edifici pubblici e religiosi, come il municipio, la chiesa e la casa canonica. Altre volte si nascosero nei campi, nei fienili o nei boschi, ma nemmeno questi luoghi garantirono completa sicurezza. Gli ufficiali austro-ungarici e tedeschi potevano imporre con la forza l'accesso a qualsiasi edificio, e le truppe non esitarono a violare la sacralità dei luoghi di culto con i loro atti insensati. Nessuna categoria di donne fu risparmiata. Minori, bambine, anziane e inferme, tutte furono vittime di aggressioni. Spesso si trattò di stupri di gruppo, perpetrati da 3-6 militari, ma non mancarono casi di violenze praticate anche da 10 o addirittura 20 soldati, con molte donne che contrassero malattie veneree, le cui conseguenze si prolungarono ben oltre la fine del conflitto. Le relazioni e i verbali delle commissioni d'inchiesta hanno portato alla luce episodi estremamente violenti per la loro crudeltà. A Soffratta di Vazzola, due soldati ungheresi, con l'intento di violentare una giovane che vegliava il padre malato a letto, lo uccisero brutalmente con i calci dei fucili. A Soffratta di Mareno, una donna fu legata e violentata da 3 militari tedeschi, mentre il marito, in un atto di beffarda umiliazione, fu costretto a illuminare la scena con una candela accesa. A Oderzo, su disposizione del comando austriaco locale, 200 ragazze profughe di Ormel furono rinchiusi con violenza in una stanza del Feld Hospital e sottoposte a visite umilianti da parte del direttore dell'ospedale per 8 giorni consecutivi, con il pretesto infondato che queste donne erano affette da sifilide. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli casi accaduti nelle località a sinistra del Piave che facevano capo alla provincia di Treviso. Anche la provincia confinante di Belluno subì la stessa sorte, mentre numerosi episodi si verificarono anche nelle province di Udine e Gorizia. Si trattò di violenze insensate che lasciarono segni profondi, sia fisici che morali, sulle donne vittime. Va notato che molte violenze portarono a gravidanze indesiderate, aumentando significativamente sia il numero di aborti, sia il numero di donne che persero la vita durante la pratica dell'aborto. Nonostante la natura di queste violenze non fosse parte di un piano preordinato, dei comandi nemici, come accadde in Francia e Belgio, anche sul fronte italiano si raggiunse un elevato livello quantitativo. La reale portata di questi episodi potrebbe rimanere difficoltosa da delineare completamente, poiché gli interrogatori, le ricerche e le valutazioni furono condotte da uomini di fronte ai quali molte donne preferirono tacere o mascherare lo stupro subito, presentandolo come un tentativo di violenza non riuscito. Inoltre, sindaci, medici e parroci incaricati di redigere resoconti preferirono sminuirne l'importanza nel tentativo di minimizzare fatti che avrebbero potuto minare le fondamenta della struttura sociale dell'epoca. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.